Cardinale, dibattito pubblico contro le mafie con Attisani e Scopelliti. A Soverato, festa del quartiere Corvo. Teatro, al Comunale di Soverato, in scena Le pillole d'Ercole. Benvenuti a questa nuova edizione del TG di S1 TV. Iniziamo con la pagina della cronaca. Nella frazione Acquaro di Cosoleto, nel Reggino, la processione organizzata per la ricorrenza di San Rocco è stata annullata dal parroco, Don Giovanni Bruzzi, dopo che la polizia ha accertato che la maggioranza dei circa 30 portatori della statua del santo era composta da persone con precedenti penali e di polizia. Una situazione che avrebbe violato le rigide disposizioni imposte in tal senso dal vescovo di Oppido Palmi, Francesco Milito, e dal questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone. Continuiamo ancora con la cronaca. Avrebbe costretto la moglie, al culmine di una serie di violenza, a fuggire da casa per evitare insulti, aggressioni e minacce, con pesanti allusioni anche a conoscenze con esponenti della criminalità organizzata. Tutti comportamenti aggravati dall'abuso di cocaina. Per questo un avvocato di 48 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Catanzaro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia dopo l'ennesima violente lite che ha indotto la donna ad allontanarsi da casa. Gli investigatori della Questura del Capoluogo hanno avviato le indagini riscontrando quanto denunciato dalla consorte del professionista, costretta a subire vessazioni e violenze anche in presenza del figlio minore. I poliziotti, nell'ambito di un'altra indagine, hanno notificato un divieto di avvicinamento a un uomo di 39 anni. Le indagini sono partite dalla denuncia della convivente 31enne dell'uomo, che ha riferito di episodi di violenza fisica e morale poi riscontrati, di cui da tempo era vittima. A Cardinale si è tenuto un importante dibattito pubblico contro le mafie, con Attisani e Scopelliti un forte richiamo a combattere l'indifferenza strisciante con azioni quotidiane di contrasto al malaffare. Il servizio. C'era una volta la mafia, un titolo volutamente provocatorio, ha fatto da sfondo all'incontro dibattito promosso dall'amministrazione comunale di Cardinale in Piazza De Luca. Relatori, l'avvocato penalista Vincenzo Fulvio Attisani, presidente dell'associazione Radicando, e Rosanna Scopelliti, figlia del magistrato Antonino, ucciso per mano dell''ndrangheta il 9 agosto del 1991. Con una legislatura da parlamentare alle spalle, Rosanna Scopelliti guida da presidente la Fondazione Antonino Scopelliti, ente no profit antimafia tra i più attivi nella formazione dei giovani alla cultura della legalità. Hanno introdotto l'iniziativa i saluti istituzionali del sindaco Danilo Staglianò e dell'assessore comunale Massimo Rotirotti, entrambi centrati sulla necessità di tenere alta l'attenzione sul fenomeno mafioso e sul contrasto alle degenerazioni criminali. La mafia non c'era una volta, ma c'è tutt'oggi. E ahimè, se non cambiamo un attimino il registro, penso proprio che continuerà ad esserci. Quindi ci vuole quella rivolta culturale che faccia sì che si possa distruggere definitivamente la mafia. L'assessore Massimo Rotirotti, che ha organizzato questo interessantissimo convegno qui a Cardinale questa sera. Abbiamo fatto un bel calendario estivo, grazie anche al consigliere Giosuè Costa, che ha organizzato un po' tutti gli eventi. Ci sono stati eventi culturali, tra questi la serata questa qua dedicata a C'era una volta la mafia, e dove il tema è caldo e difficilmente trovi gli amministratori che vanno a parlare di questo. È seguita la relazione dell'avvocato Attisani, attento a centrare il suo intervento sull'intreccio perverso che si viene spesso a determinare tra politica e mafie e sull'impegno al quale siamo tutti chiamati per invertire la rotta. Prendendo la parola, Rosanna Scopelliti ha fortemente sottolineato la necessità di combattere l'indifferentismo strisciante che pone i calabresi quasi come testimoni silenti di fronte alle operazioni delle forze dell'ordine, che scoperchiano quotidianamente scandali, ruberie e giri d'affari illeciti. Non indifferenza ma indignazione è ciò che ci serve per cambiare questa nostra terra, ha rimarcato l'ex deputata. Non poteva mancare un commosso ricordo del giudice Antonino Scopelliti. Un sacrificio, il suo, il cui messaggio più importante attuale risiede probabilmente nella semplice naturalezza con la quale espletava il proprio mandato. Proprio su questo dovere di adempiere al proprio ufficio con dignità, onestà, rispetto per gli altri e lealtà verso lo Stato e le istituzioni si è soffermata Rosanna Scopelliti, richiamando tutti a fare fronte comune, a cominciare dalla vita quotidiana, contro qualsiasi forma di criminalità e mafia.
Il numeroso pubblico ha partecipato all'incontro anche con domande e riflessioni, arricchendo di contenuti una serata ben riuscita e ottimamente organizzata. Allora, Rosana Scopelliti, intanto la domanda che tutti le vogliono fare, che ricordo ha di suo padre? Sicuramente ricordo di un papà molto presente, che per tanto tempo, nonostante le difficoltà di vivere una vita normale, non ci ha fatto mancare nulla, soprattutto in termini affettivi, in termini di vicinanza. Ho dei meravigliosi ricordi di lui che arrivava stanco dal lavoro e che riusciva, nonostante questo, a trovare il tempo per guardare la televisione insieme a me, per giocare. Insomma, un papà, a mio dire, che è stato veramente un esempio. E poi un magistrato integerrimo, una persona che ha dato a questo paese, alla nostra patria, tutto ciò che si poteva dare in termini di impegno e di vita, purtroppo. Sicuramente io proteggerò e difenderò sempre l'istituzione, ma l'istituzione deve essere anche all'altezza dei cittadini, e quindi quando c'è una cittadinanza più esigente, più forte e coesa, allora anche l'istituzione deve saper rispondere, e come fa a rispondere? Deve saper rispondere attraverso i suoi esempi migliori. Ecco, io tante volte temo che le istituzioni non riescano a dare questi esempi migliori ai propri cittadini. Avvocato Attisani, c'era una volta la mafia, è un buon auspicio che parte qui da Cardinale questa sera? Ma io lo spero proprio, e il discorso è che purtroppo oggi come oggi ritengo che sia necessario, ma veramente, un cambio di mentalità soprattutto delle nuove generazioni, perché oggi come oggi è difficile dire c'era una volta la mafia e c'è chi vuole combattere per davvero la mafia. Qui ci vuole un salto generazionale, bisogna far capire da subito alle nuove generazioni che l'impegno, il dovere e quant'altro viene prima di ogni diritto e soprattutto dello scavalcamento dei diritti. I diritti sono per tutti, non per il singolo che è l'appoggio del mafioso o del politico di turno. E come ogni anno, assoverato in tanti hanno partecipato alla festa del quartiere Corvo. Ora si torna un po' a parlare delle manifestazioni che si fanno nei quartieri, un po' ricordando quelli che sono stati i quartieri, ormai sono passati 15 anni circa da quando si facevano la seconda edizione dei Giochi dei Utimi, sono nati da quelle lì, sono rimasti, alcuni continuano a mantenere le tradizioni, continuano a fare delle manifestazioni tipo Caramante, stasera siamo anche qui al Corvo che di anno in anno rinnova, diciamo, un pochettino questa tradizione. Io la chiamo un po' della sagra popolare, però è un modo per raccogliere tutti quanti gli abitanti del quartiere e quindi cercare di stare insieme una serata, che è quello che poi effettivamente fa tutto quanto, fa la possibilità di radunare le persone. Allora siamo con il presidente Pasquale Mosca e con il tesoriere Carmelo Armogida. Allora, intanto con il presidente, lei so che è nuovo per la carica, però c'è un rinnovamento ogni anno, quindi cercate sempre di tenere alta la posizione del quartiere Corvo. Assolutamente, assolutamente. Come dicevamo prima, è una tradizione questa della sagra che si rinnova, però noi all'interno del Corvo quest'anno, e spero che per il futuro chiunque sia alla guida di questa associazione, quest'anno abbiamo cercato di inserire nuovi elementi come la festa di primavera, che aiuta
alla gente un pochettino a capire il bello nel tenere pulito, addobbato il proprio quartiere. Abbiamo avuto una attesissima mostra di pitture, sculture, sculture di legno e ferro, quindi materiali di scarto. Quindi stiamo dando nuova vita. Senza rinnegare il passato che è stato bello, ma vorremmo fare un passo avanti verso nuovi, dare sempre di più, che non sia solo la sagra bellissima stasera che comunque si faccia, ma sia qualcos'altro nell'ambito della cultura, qualcosa che aggreghi in modo diverso, che non... Che voi, se non mi sbaglio, avete avuto anche occasione di fare teatro, mi pare, in tempi assolutamente passati. Assolutamente, l'associazione anche ora ha una nuova compagnia teatrale. Abbiamo fatto recentemente alla Comac quello spettacolo che riguarda Soverato, Davoli, Il Quarzo. Sì, Ex Quarzo, la storia della Comac, ecco, sì. Che è un pezzo di storia di Soverato. Dove stanno presentando molti libri. Esatto, giustissimo. Quindi abbiamo fatto anche quello. Siamo ad ampio spettro. Per l'autunno sono previste altre manifestazioni al di fuori di quelle solite della festa dei nonni, che sicuramente sarà ci contiamo pure noi, ma altre manifestazioni di altro tipo, sempre culturale, che sollevi un pochettino l'asticella. E ci spinga a fare sempre meglio. Anche lo spirito ovviamente degli abitanti, quello che dicevo, effettivamente mi dà ragione nel dirlo il Presidente, per esempio in altri quartieri hanno approntato dei posti per bambini, per poter fare giocare i bambini. E allora... I posti per i bambini per giocare qua li abbiamo. Voi ce l'avete naturale qui, perché tra qui e l'AFA ce l'avete naturale. A proposito... Ci tenevo però a dire una cosa, quest'anno in particolare... visto le cose nuove che abbiamo inserito nel programma, l'anima di questa manifestazione finora è stata del nostro tesoriere, sì, direi pure il corpo, nel senso che lui si è dato anima e corpo a questa manifestazione, ha organizzato praticamente tutto assieme ad altri validissimi come Antonio, Saverio, ecco. Pasquale. Poi magari li faremo vedere nelle immagini, però io penso che a questo punto il tesoriere ha dovuto spendere una fortuna per prendere questa località, questa location dell'acquario. È una battuta ovviamente. Okay, no, noi avevamo una certa riserva, perché abbiamo fatto teatro, abbiamo fatto volontariato, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo poche risorse e cerchiamo di farceli bastare. Purtroppo se non ci bastano siamo noi a dover integrare. Speriamo, non abbiamo sovvenzione noi, quindi siamo completamente... È un po' la storia delle associazioni. Sì, è un po' la storia delle associazioni. Qualcuno prende soldi, noi non ne prendiamo. Non abbiamo mai preso, anzi abbiamo dato. Abbiamo dato anche noi. Abbiamo dato, sì, perché in effetti abbiamo fatto una pista per quanto riguarda i disabili, sì. Abbiamo dato un computer sempre ai disabili, computer stampante. L'abbiamo seguito anche come televisione. Perfetto, quindi noi abbiamo più dato... E molto niente ricevuto, anzi stavo dicendo poco. Il piacere di lavorare. Sì, io purtroppo per bene abito proprio di fronte, quindi diciamo che sono casa e bottega, va. E allora diamo questo inizio a questa bella festa, sappiamoci anche il complesso che allieterà le persone. Ho visto che avete fatto un bel menù, ricco menù, pasta, carne, contorni, vino. Diverso, vado a trovare uno. Diverso dagli altri anni, sì. Noi volevamo fare non solo la solita salsiccia buonissima di per sé, sì, sì. E la carne arrostita, ma un menù dello chef Marinaro, di tutto rispetto. E dire tutto. Con degli arrosti non indifferenti, quindi spero che vi piaccia assaggiarli. Va bene, allora buona serata. Io prego il mio operatore Aldo Frustacci di venire, perché voglio salutare assolutamente una persona che è sempre da questa parte della barricata, Saverio Voci. Che è, lui da questo punto di vista è un po', adesso ha bottiglie in mano, qui poi ci sarà la birra e il vino. Saverio, da quanti anni ti diverti, perché io lo dico così, ti diverti a fare e a collaborare? Prima di parlare vorrei salutare tutto lo staff di Soverato 1, perché è sempre presente. E non voglio esagerare, ma sono 15 anni. Dal quartiere, abbiamo cominciato con i quartieri. Quartiere, esatto. Che poi piano piano ognuno da fare, oppure per problemi di famiglia, eccetera, piano piano si sono persi, però piano piano, ma noi siamo sempre presenti in tutte le parti. Vedo che siete una bella famiglia qua che collaborate. Questa è la cosa, è una squadra appietata. E allora un saluto a tutti quanti i collaboratori, grazie per averci accolto qui e noi cerchiamo di far vedere le immagini della vostra serata. Bene, e allora, Aldo,
Per adesso ci fermiamo così e adesso facciamo qualche ripresa un po' più da vicino e vediamo quello che ci riserva la serata qui al quartiere Corvo di Soverato. Restiamo a Soverato, al Teatro Comunale, in scena lo spettacolo Le pillole d'Ercole. Il nostro servizio. No, lo dirmi così. Mi pare che questa sera dovrete cenare senza di me. Non si può. Il festeggiato sei tu. Io. A che titolo? A titolo di essere il marito più fedele che sia mai comparso sulla faccia di questa terra. Voi fate un cornuto per me. Sì, io faccio quello che tu vuoi. Voi presentate me e signore non te lo dico. Ma lei crede che mia moglie acconsentirà? Moglie? E signore io? Che ci tu vuoi? Ma se la prego, signor Braxton. Oh, becco, o morto? Non lasci che le spieghi. Oh, becco, morto! Non gridi così, sono il pacco. O morto, o becco. Allora, senta. Per lei, ormai, una volta in più, una volta in meno. Oh, no, io sono re come dei condotti, ma io sono quello. Io vedi che l'omio no. Quella che è la bomboniera di Soverato, il Teatro Comunale, si è aperta alla compagnia teatrale Nicola Valentino con le meravigliose pillole d'Ercole. Abbiamo Lino Caridi, il colonnello Locatelli di Milano. No, sono di Salerno, meridionale, per fortuna. È stata una commedia che, come al solito, ha ottenuto un grande successo, teatro pieno e applausi scroscianti. La cosa ha sorpreso un po' anche noi, perché è la quarta volta che la facciamo a Soverato. L'abbiamo fatta ad aprile dello scorso anno, più ad agosto, e non pensavamo che ad agosto potesse venire tanta gente. Obiettivamente una soddisfazione doppia: una, perché ti gratifica per il lavoro che fai, anche se siamo a livello amatoriale, e due, perché siccome lo facciamo per beneficenza, quindi più gente viene, più possiamo dare agli altri, insomma, ecco. Più difficile l'impegno di regista o di attore, che comunque ha calcato la scena con perizia? Quello di regista è un po' più impegnativo, perché ti fa concentrare tutte le ore delle prove, però ti dà anche molte soddisfazioni. Poi l'importante è creare un ambiente piacevole e divertente, il nostro lo è, per fortuna. Quello di attore è un passatempo che ho avuto da ragazzo, mi diverte pure, però sempre nei limiti della amatorialità, insomma, ecco. Esistono le pillole d'Ercole? Guarda, le altre volte le abbiamo anche per scherzo distribuite in sala e qualcuno ci ha creduto. Oggi, questa è una commedia del 1904, quindi erano un po', hanno visto nel futuro. Oggi esistono, non saranno d'Ercole, saranno di qualche altra casa farmaceutica, credo. Puoi assaggiare il mio pompon? Puoi assaggiare il mio pompon? Signorina, guardi, le chiedo scusa per il disturbo, sa, ma... Ehi, un momento. A me era stato promesso un viaggio con dei cattivi più 1000 lire. Dove la voglio mettere? Mia moglie, mia moglie! Facciamo, mettila, farei correre, la farsi vedere la mano. Ma io voglio andare a Monte Cassino! Sì, andate di là, andate di là! Io voglio andare a Monte Cassino! Sì, Augusto, mettete le valigie in carrozza! Angelica, piccola mia... Luciano, figlio! Sì, sono le 5:30. Il treno parte alle 6. Rinunciamo al bambino. Come rinunciamo al bambino? Rinunciare al bambino? Con quale diritto? La vita ha ragione, con che diritto? Se non volete fare per voi, allora fatelo per la nazione. Franco Pardo e Ranieri Menotti sono attori consumati, sono stati bravissimi, complimenti, avete riempito il teatro a Ferragosto, questa non è una cosa di tutti i giorni. Beh, non è stato facile, però siamo un bel gruppo, ci divertiamo quando recitiamo e siamo contenti di far passare una serata lieta.
gli spettatori volevano vedere quella faccia particolare quando ti hanno detto se eri bello o eri brutto e tu hai fatto proprio una faccia eccezionale. No, questa, signora, merita. È vero, io sono brutto, anzi bruttissimo, mi guardi bene? Eccezionale, Ranieri. E Franco Pardo invece è l'americano, il ricco sì. Miliardario americano. Oh, è americano, io non capito come parlate voi, essere americano, no, niente, sono felicissimo di avere fatto anche quest'altra vittoria, diciamo che niente, che dire, soddisfatti anche delle commedie che abbiamo fatto. Noi credevamo che anche questa non riusciva, però abbiamo visto un bel pubblico, abbastanza hanno gradito la nostra commedia e niente, che dire, veramente soddisfatti, ringraziamo tutti, ringraziamo la Soverato 1 e ragazzi, alla prossima. E noi non possiamo fare altro che ringraziarvi, sto abbracciando Ranieri Menotti che è giornalista, visto che è anche un amico insieme all'operatore. Alla fine darò una pillola anche a voi, gratis naturalmente. Come siamo entrati gratis, le pillole sono gratis. Naturalmente, a dopo. Ciao. Perché? La maniera? Insistito tantissimo per farsi intervistare le due splendide attrici Caterina Sabatino, complimenti, una performance che ha strappato applausi. Grazie, sì, non è stata molto facile, ma noi ci mettiamo sempre il massimo dell'impegno, nonostante le difficoltà, gli impegni familiari, per noi il teatro è vita, sia per noi che per chi ci segue, e ne siamo felicissimi. È più bello il colonnello Loturco, anzi cavaliere, il dottor Loturco o l'intervistatore? Su questo ci devo pensare, ma adesso mi calo di nuovo nei miei panni di attrice. No, io sono per il marito, ecco, sono fedele, nei secoli fedele. Loturco per sempre. Loturco forever. Grazie, e poi c'è Federica Palaia che negli abiti di attrice è veramente eccezionale. Complimenti. Cosa c'è da dire ai nostri telespettatori? Grazie, grazie a tutti quanti per la vostra presenza, siete stati numerosissimi, 12ª replica, e non è semplice per 12 volte fare l'amante, è tosta come cosa, può essere scoperta dalla moglie, un sacco di casini, però poi alla fine ho avuto quello che cercavo, cioè un bel po' di soldi, devo dire. E ora si va a Soveria Mannelli, mi sembra che c'è qualcosa da vincere. Ora andremo a Soveria Mannelli per il concorso nazionale di teatro, dove parteciperanno tantissime compagnie di diverse parti d'Italia e speriamo di vincere o comunque di acquistare una posizione adeguata. E allora, complimenti alla compagnia Nicola Valentino, se l'ultima inquadratura deve essere il cronista con le due belle signore che lo abbracciano. E quindi salutiamo così i telespettatori di S1 TV. Ciao, ciao. Ciao. Lei è la sua amante! Già, se lei è la moglie, chi vuole che io sia? Non posso che essere l'amante. Da quanto tempo lei è l'amante di mio marito? E lei, se è lecito, da quanto tempo è la moglie del mio amante? Le consiglio di mantenere le distanze. Si ricordi che sono la signora Loturco? Oh, non sapevo che sei moglie. E ora che lo sa? Non mi permetterò mai più di turbare la vostra pace coniugale. Lei se lo può tenere tutto per sé. Davvero? Così vero che mentre lei veniva a cercare me, io andavo a cercare il dottor Loturco per rendergli la sua libertà. E gli uomini sposati non le piacciono più, eh? Proprio così. E ha ragione, procurano un mucchio di fastidi. Molto più di quanto lei possa immaginare.
immaginare. Generoso Scicchitano è un convincente dottor Loturco che tiene la scena con grande caparbietà e come un vero professionista. Complimenti a lei e a tutta la compagnia. Grazie, siete troppo buoni, troppo buoni. Sì, devo dire che ormai siamo una compagnia affiatata, perché oltre a questa commedia ne abbiamo fatte altre in precedenza e questa, come dicevamo, è siamo alla 12ª replica, quindi 4 volte qui a Soverato, forse è stato già detto, quindi una grossa soddisfazione poi aver avuto un pubblico così numeroso, partecipativo, e quindi è una grossa soddisfazione per tutti noi. Una compagnia, Nicola Valentino, che comunque ha anche una sua tradizione, perché penso che sono anni che lavorate insieme. Certamente, abbiamo iniziato sotto la guida sapiente, illuminata e paterna di Nicola, e poi dopo la sua dipartita abbiamo continuato, e la prima cosa che abbiamo fatto è chiamare la compagnia a suo nome, perché è lui che ci ha messo qui sul palcoscenico, tranne qualcuno di noi tipo Lino Caridi eccetera, o altri che avevano già recitato, ma per me, per esempio, io ho iniziato nel 2011, quindi si può dire che sono un giovane del teatro, anche se l'età non è quella. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale. A tutti voi grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.